buongiorno a tutti i tifosi bianconeri. Siamo qui oggi con una delle giovani promesse del vivaio dell'Oginatese. Ciao Giulio Menegazzo. Buongiorno a tutti. Allora Giulio, com'è stato il tuo inserimento in prima squadra? Quali sono, insomma, le tue emozioni anche per questo debutto, per questi ingressi negli ultimi due partite di campionato? Beh, all'inizio è stato difficile, proprio con l'aiuto del gruppo, del mister, così allenamento dopo allenamento sono riuscito a trovare, diciamo, una buona condizione, anche un buon modo di giocare insieme agli altri, diciamo, membri del gruppo che sono anche molto più, hanno anche molto più esperienza di me. Due ottime prestazioni le tue, sei un terzino, dove ti trovi meglio, destro o sinistra? Ma io sono destro e piede, però calcio bene anche col sinistro, il mister preferisce mettermi a destra, non discuto la sua decisione. Senti Giulio, tu arrivi dal vivaio bianconero, giocavi nella Juniores, quali sono un po', appunto, le differenze fra la Juniores e la prima squadra? Con la Juniores sei con i giocatori che hanno la tua stessa età, quindi è, diciamo, non semplice, però comunque sei rilassato a giocare. Invece in prima squadra senti anche un po' la pressione, anche dei più anziani, diciamo, che vogliono una buona prestazione e vogliono vederti, cioè, concentrato, sempre attento. La squadra arriva da ottime prestazioni, 4 vittorie consecutive, quasi un record, possiamo dire. Domenica vogliamo continuare con questo passo. Eh sì, speriamo di vincere, Voghera è un avversario molto tosto e ci metteremo tutti dell'impegno, stiamo lavorando bene e speriamo in bene. Senti Giulio, infine volevo chiederti, c'è un giocatore a cui ti ispiri per questo ruolo di terzino che ti piacerebbe imitare, magari anche ricalcare la carriera? Maldini è stato un grande, però io cerco sempre di fare il mio meglio, di guardare me stesso, non gli altri, più che altro me, per guardare i miei errori, dove sbaglio e cercare di migliorarmi. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci.